Vogliamo questa mattina riprendere, proseguire nel nostro studio che abbiamo già iniziato diverse volte fa sui tratti di una Chiesa fedele. Siamo arrivati, come sapete, come sappiamo, alla lettera alla Chiesa di Tiatiri e abbiamo voluto sviluppare proprio i tratti che noi abbiamo in questa Chiesa, soprattutto nel vedere di che cose il Signore Gesù si lamenta nel parlare di questa Chiesa. Abbiamo voluto vedere questo tema intorno alla disciplina sotto due ottiche diverse. Questa mattina vedremo la seconda ottica, che è quella che ci coinvolge forse maggiormente, ma ho ritenuto che fosse importante valutare come Dio interviene, come Dio disciplina quando vi è il peccato. Tanto vogliamo riprendere questa lettera, Apocalisse capitolo 2, versetti 18 fino al versetto 29. E vorrei precisare che questo è un tema che, a dire la verità, dovevamo già iniziarlo con la Chiesa di Efeso, perché la disciplina di Dio, quando Dio dice io ho questo contro di te, già interviene l'aspetto correttivo, l'aspetto del castigo da parte del Signore. Allora dice il Signore Gesù, perché è Lui il mittente di queste lettere, all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi queste cose, dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma agli altri di voi in Tiatira che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico non vi impongo altro peso. Soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il problema di questa chiesa era una chiesa che anch'essa aveva delle qualità, era una chiesa, come abbiamo visto, una chiesa che aveva fede, che serviva, che era costante, che era perseverante. Soprattutto queste qualità le vediamo in chi? In coloro, come dice il Signore Gesù, che si distanziavano, che prendevano le distanze dall'altro gruppo di persone che frequentavano, che erano membri di questa chiesa locale, che però a loro piaceva navigare nel peccato. Abbiamo proprio questi due gruppi e la stessa cosa la vedremo anche in Sardi quando ci arriveremo. Ci sono due gruppi ben distinti, ma anche nelle chiese precedenti abbiamo visto questo. Allora, perché è importante parlare della disciplina di Dio come abbiamo visto? Perché Dio interviene in modi che nessun uomo può intervenire, dove nessun uomo può intervenire. Soprattutto Dio interviene in modo perfetto, in modo mirato, a seconda della situazione nella quale un credente si trova. Parliamo di una situazione chiaramente che Dio disapprova. Ma anche se Dio fa questo, e Dio lo fa sempre questo, perché Egli è colui che castiga e corregge colui che Egli ama, come ci viene anche ricordato nella lettera all'Odissea, però ha dato delle responsabilità, il Signore ha conferito delle responsabilità anche alla Chiesa locale stessa.
Cioè non è che noi possiamo dire tanto ci pensa il Signore e noi possiamo far finta di niente, no? Il Signore ha dato delle responsabilità, soprattutto a chi egli ha preposto a guida di una chiesa locale, per fare in modo che le regole del Signore vengano ubbidite, vengano ottemperate, anche quando vi sono delle situazioni di peccato che Dio disapprova, che la Scrittura disapprova. E noi quando parliamo della disciplina di Dio nella Chiesa locale ci sono varie situazioni e vedremo che Dio dà delle indicazioni diverse a seconda della situazione in cui ci si trova. Però sicuramente in ogni situazione interviene la disciplina. E vedremo, attenzione, peccati manifesti, non peccati occulti. Abbiamo detto che sui peccati occulti ci pensa il Signore, perché noi non li vediamo. Noi possiamo intervenire dove noi vediamo una situazione, non dove noi non la vediamo o la possiamo dedurre. Però possiamo star certi che Dio interverrà, perché legge nei cuori, anche su quelli che sono i peccati occulti. Pertanto quei credenti che dicono tanto nessuno mi vede, tanto nessuno può leggere nel mio cuore, o mi metto la mia maschera di santità e appena uscito di qua me la tolgo, posso stare tranquillo. No, no, non si può stare tranquilli per niente, perché Dio legge nei nostri cuori. E Dio può intervenire quando e come vuole, secondo la sua volontà, come abbiamo visto negli esempi di Mosè, vi ricordate, il peccato di Acan, Anania e Saffira, tutte situazioni che altre persone non conoscevano, ma Dio le conosceva ed è intervenuto prontamente. Allora, intanto vogliamo vedere quello che dice Paolo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5 e versetto 14. È un brano questo che è molto importante, perché ci viene parlato di quattro categorie di credenti e su queste quattro categorie di credenti, o meglio, tre categorie di credenti, Paolo mi dice in che modo mi devo comportare. Prima Tessalonicesi, capitolo 5 e versetto 14. È un versetto molto semplice, ma molto significativo. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Allora, verso sia i disordinati, sia gli scoraggiati, sia i deboli, dobbiamo mostrare pazienza. Cioè la pazienza è quella virtù cristiana che noi impariamo, e la Scrittura ci insegna che noi la impariamo proprio nel mezzo della prova. Impariamo ad essere pazienti quando soffriamo, quando siamo nella prova. Ebbene, questa virtù siamo chiamati a manifestarla verso tutti. Verso i disordinati, verso gli scoraggiati, verso i deboli e verso i credenti spirituali. Qui non vengono menzionati, ma sappiamo che ci sono anche i credenti maturi, i credenti spirituali. Nei confronti però dei disordinati, per disordinati qui si intende un termine generico. Un disordine nella propria vita spirituale che la chiesa locale vede, che gli anziani vedono. Allora, qual è l'atteggiamento che, qui non, vediamo che l'esortazione non è soltanto rivolta agli anziani, ma è rivolta a fratelli, io credo che qui sia fratelli proprio in senso generale, a manifestare un atteggiamento di ammonimento. Che cos'è l'ammonimento? L'ammonimento è un avvertimento, non è un giudizio. È un avvertimento. Quello che molto spesso i credenti non capiscono. Quando io vado da un credente o una credente, oppure altri che vengono da me, e mi dicono, Andrea, guarda che stai sbagliando davanti al Signore. Hai preso una strada sbagliata davanti a Dio. E lo sai, è una cosa che fai volontariamente. Molto spesso si sente dire, tu non sei nessuno per giudicarmi. E questa è la scusante che viene posta per cercare di giustificare se stessi. Ma chi è che di noi che ha il potere, attenzione nel senso del giudizio di Dio, di giudicare secondo Dio, come Dio giudica? Nessuno, nemmeno gli anziani. Però si parla di giudizio per quanto riguarda il tenere alto sempre il nome del Signore. E questo è compito della Chiesa. Allora, l'ammonimento è avvertire colui o colei che sta sbagliando. Poi vedremo verso la fine,
cercherò di riassumere tutto soltanto in un incontro, vedremo alla fine quello che deve essere il proposito che la Chiesa locale si deve prefiggere nei confronti di colui o colei che si sono allontanati dal Signore e dalla sua parola. E sarà un versetto che farà da corollario e che riassumerà il tutto. L'ammonimento è un avvertimento. Se noi non avvertiamo coloro che ci stanno intorno, anche membri della nostra chiesa, della chiesa locale che frequentiamo, siamo responsabili davanti a Dio. E Dio un giorno ci dirà: perché non l'hai avvertito, tu che lo sapevi? Perché non gli hai detto nulla? Perché non gli hai detto niente? Perché non gli hai presentato la mia parola? Non dobbiamo esprimere le nostre parole non valgono nulla. È la parola di Dio che noi dobbiamo presentare. E se noi non lo facciamo, e magari non lo facciamo per quieto vivere, sbagliamo davanti al Signore, pecchiamo contro il Signore, perché nei confronti di coloro che si sono allontanati, essi forse hanno proprio bisogno di una parola di avvertimento e di ammonimento da parte nostra. Però attenzione, dobbiamo distinguere bene le categorie di credenti che abbiamo davanti, perché potrebbe anche essere che noi un credente scoraggiato lo prendiamo come un credente disordinato. E invece è scoraggiato, non è un credente disordinato. Se noi andiamo ad ammonire uno scoraggiato, oppure se noi andiamo ad ammonire un credente debole, lo roviniamo. È qui che sta l'intelligenza. Noi dobbiamo capire chi è il credente disordinato, chi è il credente scoraggiato e chi è il credente debole. Faccio un esempio. Prendiamo un credente che non frequenta per un po' le riunioni. Per quale motivo non frequenta più le riunioni? Potrebbe essere perché ha una condotta disordinata, preferisce, che ne so, andarsi a vedere una partita di calcio, e questo lo fa in modo ripetuto. Secondo, potrebbe essere un credente scoraggiato, non lo so, che forse ha visto in qualcuno di noi, parlo di noi in senso generale, un comportamento, un atteggiamento che lo ha scoraggiato. Certo, sbaglia a non venire, a non frequentare le riunioni, ma può essere un momento quello di scoraggiamento. Oppure, terzo, non viene perché sta passando una situazione, una circostanza, dove viene fuori tutta la sua debolezza. Allora, qual è il compito della Chiesa? Ripeto, in primis degli anziani, qui è importante la cura pastorale, capire chi ho davanti. Fratello, sorella, perché non stai più frequentando? Che problema hai? Che problemi ci sono? Che cosa è successo? Che cosa è accaduto nella tua vita? Perché se io vado a ferire un cuore che è scoraggiato e debole, lo sto rovinando. Se invece mi accorgo che questa è una cosa che viene fatta di comodo, io prendo questo esempio che possiamo capire tutti, cioè non frequentare le riunioni perché mi piace andare da un'altra parte, quindi come manifestazione di carnalità, allora lì sì, ci vuole l'ammonimento, ci vuole l'avvertimento. Fratello, sorella, stai attento perché stai rischiando col fuoco, rischi di bruciarti. Quindi è importante che ci sia proprio questo discernimento che noi mettiamo davanti ai nostri occhi. Verso tutti mostrare pazienza. Molto spesso, ovvero, si nota impazienza. Io parlo per me stesso. Si vorrebbe, è vero, che i problemi si risolvano subito, immediatamente, ma purtroppo non avviene così. E magari ci sono delle situazioni che vanno avanti per mesi, per anni. Poi, un po' come il figliol prodigo, rientrato in sé. C'è una sorta di cambiamento. Io, nel visitare tante assemblee, ci sono dei credenti che mi raccontano e che mi parlano di credenti che si sono allontanati magari dalla Chiesa per 10 anni e poi sono tornati. Senza che nessuno, per un bel po' di tempo, gli sia andato da lui a dire: guarda fratello, stai sbagliando. A suo tempo è stato fatto. Però uno dice: vabbè, hai preso questa decisione e nessuno ti può obbligare. Nemmeno il Signore obbliga. Poi dopo 10 anni tornano. Che cosa è successo? È che il Signore ha lavorato nel loro cuore. Quindi non dobbiamo mai dire mai. Questo vale sia per la conversione di un'anima, ma anche per la riabilitazione, per il ripristino, possiamo dire, di un credente che si è allontanato dal Signore. Allora, andiamo a vedere adesso alcuni brani che parlano di certe situazioni. Visto che qui in Tiatiri ci viene parlata della fornicazione, andiamo a vedere che cosa il Signore dice della fornicazione, prendendo un esempio eclatante che tutti noi conosciamo, che è il fornicatore di Corinto. Prima Corinzi, capitolo 5,
versetto 6 fino al versetto 13. Allora, questo è un brano che noi dobbiamo capire, che noi dobbiamo comprendere molto bene, in quanto ci sono due pensieri contrastanti intorno a questo brano. E qui vi parlo di spiegazioni che ho sentito, ma anche di confidenze che mi hanno fatto anziani di chiesa, quindi non credenti, diciamo membri di una chiesa locale qualsiasi, ma proprio anziani di chiesa. Il vostro vanto, dice Paolo, non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari, i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quello che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare, poiché devo forse giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Però, in merito proprio all'ultimo versetto, dobbiamo leggere anche quello che è scritto nel versetto 3, sempre di Prima Corinzi 5. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo Spirito mio, con l'autorità del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Sappiamo che la Chiesa di Corinto era una Chiesa fortemente disordinata, fortemente immorale. Immorale per il fatto che tollerava l'immoralità, esattamente come Tiatira. Possiamo dire che in Tiatiri vediamo Corinto. In Tiatiri il problema non era solo Jezabel, questa donna che praticava la fornicazione e che insegnava anche a fornicare, proprio ignorando completamente quelle che sono le indicazioni del Signore. Ma veniva anche praticato, veniva anche messo in pratica. E probabilmente proprio verso il rappresentante della chiesa di Tiatiri il Signore Gesù dice: tu non hai vigilato e tu oltre a questo tolleri una situazione di questo genere. Allora, che cos'è che era successo a Corinto? Poi nel leggere la seconda lettera ai Corinzi capiamo che di fornicatori ce n'era anche più di uno, non ce n'era uno solo, ce n'era anche più di uno. Sappiamo che la fornicazione è il rapporto sessuale fuori dal vincolo matrimoniale. Qualunque esso sia, fuori dal vincolo matrimoniale, ma non soltanto, è anche lo stabilire relazioni che il Signore disapprova. Vi ricordate di Sansone? Sansone è l'esempio del fornicatore, un uomo che aveva ricevuto dal Signore dei grandi talenti, soprattutto fisici, ma che lui tradì completamente il patto con il Signore andando incontro ad una brutta fine. Proprio il problema di Sansone era il fatto che non riusciva a tenere a freno i suoi impulsi sessuali, le sue passioni, potremmo dire, giovanili. E tre donne condizionarono la vita di quest'uomo. Ma sapete quello che mi fa strano? Quello che veramente mi fa grattare in testa? È che Sansone lo troviamo in Ebrei 11. Lo troviamo negli eroi della fede. Io non vi so dire il perché, non ve lo so dire. Sansone che viene messo in un capitolo dove si parla di Abramo, dove si parla di Mosè, dove si parla dei profeti, dove si parla proprio di uomini fedeli. Io però, analizzando la vita di Sansone, questa fedeltà non la vedo molto. Però lo Spirito del Signore l'ha registrato in Ebrei 11. Io non capisco, non so dirvi il perché, ma ha ragione il Signore. Evidentemente, è una risposta che mi sono dato io, quando Sansone si trova in mezzo a quelle due colonne, vi ricordate, nel Tempio di Dago, che cosa dice Sansone? Signore, ridammi la forza per l'ultima volta.
in quelle parole io leggo, anche se non viene detto in un modo esplicito, però il fatto che sia inserito in Ebrei 11 vuol dire qualcosa, che nel suo cuore Sansone si era ravveduto, pur sapendo che avrebbe perso la vita da lì a pochi secondi, si era ravveduto di tutta la sua vita, però una vita di spreco, una vita sprecata, per andare, per inseguire quella che è la vanità. E sappiamo che da lì a poco la vita di Sansone terminerà. Però è scritto, dice il testo, che in quell'istante Sansone uccise più nemici di quanti non ne uccise nel corso di tutta la sua vita. Mi pare che 3.000 filistei morirono con il tempio di Dagon che stava crollando su di loro. Apro e chiudo parentesi. Allora, che cos'è che provocò in Paolo questo, come possiamo dire, questo sentimento di ira, possiamo dirlo, di Paolo nei confronti di questa chiesa? Si tollerava una situazione di fornicazione, dice Paolo, che nemmeno tra i pagani viene menzionata. Ovvero, che cosa stava facendo questo credente? Aveva delle relazioni sessuali, ma anche delle relazioni, diciamo, proprio stava insieme alla sua matrigna, cioè alla moglie di suo padre. Non credo che sia sua madre, perché altrimenti Paolo avrebbe parlato di incesto. Si parlava della matrigna. E sappiamo che cosa la legge diceva quando si toccava la moglie del padre. C'era la condanna a morte. C'era la condanna a morte. Allora, questo credente, si nominava credente, ricordiamoci, qui Paolo parla di coloro che si nominano credenti, che si nominano fratelli o sorelle in Cristo, ma che vivono una situazione di disordine, immorale, spirituale. E abbiamo detto, nel vedere tutte le chiese in precedenza, che questi sono i personaggi, quando ci sono degli apparenti credenti, persone che in realtà non si sono mai convertite, ma che dicono di essere convertite, sono i personaggi più pericolosi, perché possono provocare dei danni interni proprio all'interno della chiesa locale. Allora, qui si parla proprio di questo fornicatore e Paolo dà una sentenza di morte. Sentenza di morte. Quando Paolo dice, nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo Spirito mio, con l'autorità del Signore nostro Gesù, ho deciso, guardate che autorità esprime Paolo, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne. Nel Deodato c'è scritto per la perdizione della carne. Cioè Paolo stava dicendo verso questa persona, verso questo credente nominale, tu sei condannato a morte. Non di morte eterna, morte fisica. Satana prenderà il tuo corpo, tu sarai l'oggetto di quello che Satana farà nel tuo corpo per la tua rovina. Satana viene preso in causa quale strumento per la rovina della carne di questo credente. Questo credente. Questo è importante capirlo, perché poi dobbiamo capire cosa vuol dire togliete il malvagio di mezzo voi stessi. È molto importante capirlo. Allora, qui abbiamo questa situazione. Oggi non c'è nessuno, nemmeno l'anziano più spirituale, che possa dire tu sei consegnato in mano di Satana per la rovina della tua carne. Questa è una decisione che prese Paolo per rivelazione divina nei confronti di questo personaggio che stava negativamente influenzando la Chiesa di Corinto e che la Chiesa di Corinto si lasciava negativamente influenzare. Poi Paolo parla del lievito e dice che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Questo le nostre sorelle cuoche lo sanno, vero? Il lievito è pasta corrotta, che se inserita nella pasta buona, la farina poi a un certo punto si ingrandisce per corruzione. Il lievito nella scrittura è sempre simbolo del peccato, sempre, come la lepra.
E dice l'Apostolo Paolo che basta poco perché si formi questa pasta corrotta, e qui parla proprio della Chiesa di Corinto, nello specifico, ma è un principio che noi abbiamo per tutti noi. E poi va avanti, dice: celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. E poi iniziano le sue indicazioni. Noi dobbiamo capire che cosa dice Paolo qua. È che qui abbiamo i due pensieri, eh? Adesso vi anticipo quelli che sono questi due pensieri. Primo pensiero: chiunque cade in questo stato di peccato, nella fornicazione, che può essere anche adulterio, furto, oltraggio, idolatria, ubriachezza, tutti gli elenchi che noi abbiamo alla fine, questa persona non può più frequentare gli incontri, non può più partecipare agli incontri, non può più stare con i credenti, ma deve essere isolato. Deve stare isolato. Questo è il primo pensiero. Secondo pensiero: anche se c'è questa situazione, anche se c'è questa situazione che Dio disapprova, però Dio è ripieno di grazia, Dio è ripieno di amore, Dio è ripieno di compassione, Dio chiuderà un occhio e quindi non viene fatto assolutamente niente nei confronti di questi credenti. Qua ci sono i due pensieri, l'uno contrastante con l'altro. Allora, questi due pensieri sono corretti davanti a Dio? Oppure c'è un altro pensiero che adesso vedremo? Io vi devo dire la verità, sono stato molto davanti al Signore nel vedere proprio queste parole, perché sono indicazioni apostoliche, sono normative apostoliche. Non possiamo dire è un altro periodo, è un altro tempo. Sono normative apostoliche, come abbiamo tante norme nella Scrittura. Allora, qui ci viene detto, viene fatta una distinzione. Paolo dice: voi non dovete o non potete uscire dal mondo. Nel mondo ci sono i fornicatori, gli idolatri, gli ubriachi, i ladri, però con loro siete chiamati ad avere comunque una sorta di rapporto. Perché? Perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, non apparteniamo al mondo, però ci siamo, e i nostri occhi, volenti o nolenti, devono vedere cose o situazioni che disonorano il nome del Signore. Però vediamo che c'è tutto un altro linguaggio nei confronti di chi dice: io ho creduto in Cristo, ma vive in tutt'altro modo. Ed è qui dove l'Apostolo Paolo ferma la nostra attenzione. Sottolineate nella vostra Bibbia il mischiarvi, che questo è un termine proprio in greco che è preso dalla cucina. Sunanaignumi vuol dire mischiare gli ingredienti. Mischiare gli ingredienti. Allora, quando voi fate il pane, che cosa si fa? Si prende la farina. È un esempio lecito, perché è proprio il verbo preso dalla cucina, in greco. Si prende la farina, si fa la montagnetta, si fa lo spazio, si mette l'acqua, si mette il lievito e poi state lì. Che cosa farà la farina? Si corromperà? No. C'è il lievito, ma il lievito rimane lì fermo. Quando è che avviene la corruzione? Attenzione che qui capiamo tutto. Quando è che avviene la corruzione? Quando c'è il mischio. Quando il lievito viene sbriciolato, entra nelle maglie della farina e la farina viene corrotta. Allora, se io sono qua, e se accanto a me c'è un credente che sta vivendo nel peccato, e con lui ci parlo, con lui vado anche a prendere un caffè insieme, con lui vado a fare una passeggiata, la mia domanda è: mi sto corrompendo? È una domanda legittima, perché qui capiamo cosa vuol dire non avere rapporti, relazioni. Davanti a Dio la relazione, il rapporto tra credenti è visto nella comunione, fratello. È nella comunione fraterna che io ho una relazione, un rapporto come Dio comanda con i credenti. Qui Paolo mi sta dicendo: con colui o colei che vive in queste situazioni, non sta scritto tu non li devi frequentare per niente, tu non devi avere comunione con loro, che è una cosa diversa.
Non puoi avere comunione con loro. La comunione è un livello spirituale che possono raggiungere solo coloro che camminano nella fedeltà davanti al Signore. Infatti comunione che cosa vuol dire? Essere come una sola persona. Io non posso essere come una sola persona con colui o colei che stanno disonorando il Signore. Non posso, è impossibile. Ma questo non significa che con quella persona io non devo più dirci ah, o che non ci devo più spiccicare parola. Perché? Tra poco lo vedremo. Ricordiamoci intanto di quello che abbiamo letto in Prima Tessalonicesi 5. Ammoniti i disordinati. Mi spiegate o possiamo capire come posso io avvertire una persona se non ho, se non la frequento per nulla? O se dico a questa persona stai pure a casa tua che io sto a casa mia? Questo è il modo facile. Ma la cura pastorale non dice questo. Io sono chiamato a curare anche quel credente. Soprattutto quel credente. O quella credente. O quei credenti. E questo è un qualcosa di molto molto importante. Versetto 11 dice Paolo appunto: ma quello che vi ho scritto è di non mischiarvi, ancora questo termine, con chi chiamandosi fratello sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, con quelli non dovete, togliete neppure, perché in greco non c'è, non dovete mangiare, non c'è neppure, non dovete mangiare. Allora, due domande qui dobbiamo porci. Appunto, per quanto riguarda il termine mischiare, abbiamo capito in che senso questo viene detto. Si tratta di un corruzione. Cioè, se ricordate quello che dice Paolo, che le cattive compagnie cosa fanno? Corrompono i buoni costumi. Corrompono. Il Salmo 1, leggiamo intanto quello che è scritto nel Salmo 1, proprio un versetto che mi viene in mente adesso. Salmo 1, che si parla del giusto in questo Salmo, dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Allora, qui mi dice il salmista che beato è colui che non cammina secondo il consiglio degli empi. Allora, la corruzione quando avviene? Non se io parlo con un credente che vive nel peccato. Non se io faccio una passeggiata con un credente che vive nel peccato. Non se prendo una tazza di caffè con un credente che vive nel peccato. Ma se mi lascio corrompere da un credente che vive nel peccato. È questo il fatto. È questo il fatto. Allora, se l'atteggiamento, come dice Paolo, se la compagnia di un credente mi influenza negativamente, allora lì sì, sono chiamato ad evitarlo, perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ma se questo non avviene, allora è tutto un altro discorso. Perché il proposito che io devo avere nell'aspetto disciplinare è quello di recuperare colui o colei che si sono allontanati. Allora, quando io ho in mente questo, allora è quando il mio comportamento sarà in linea su questo orizzonte, allora tutto cambia. Vedete che l'Apostolo Paolo non mi spiega in che modo io devo applicare questo. Mi dà una linea guida, mi dà un principio guida. Ma devo avere anche come principio, quello che noi poi vedremo dopo, il recupero del peccatore. Andiamo ora nell'Epistola ai Galati, capitolo 1, e qui parliamo di tutt'altra situazione. Galati, capitolo 1, versetti 8 e 9. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vedete, già questo è un termine che non troviamo in Prima Corinzi 5. Anatema che cosa vuol dire? Maledizione. Deve essere, cioè, considerato come una persona maledetta da Dio. Chi? Chi promuove un Vangelo diverso.
chi all'interno di una chiesa locale propone dei falsi insegnamenti. È quello che faceva Jezabel. Jezabel non soltanto era una fornicatrice, ma era anche una falsa profetessa. Proclamava un falso insegnamento. Allora attenzione, qui le cose cambiano. Perché? Perché quando all'interno di una chiesa locale c'è un fratello o una sorella che cerca di influenzare, che cerca di corrompere altri credenti, a proposito di un falso insegnamento, allora lì gli anziani sono chiamati a intervenire repentinamente. E se questo comportamento prosegue, allora lì sì, deve essere allontanato questa persona. Perché sta proponendo un insegnamento che va ad avvelenare, che va ad inquinare tutta la chiesa locale. Attenzione, la stessa cosa la possiamo dire però anche nella situazione precedente. Proviamo ad immaginarci dei credenti che vivono in questa situazione e che vanno a destra e a sinistra per cercare consensi. Sapete che questo accade molto nelle chiese. Cioè, quando gli anziani esercitano la disciplina, che cos'è che succede? Che molto spesso il credente che è disciplinato cerca di trovare consensi a destra e a sinistra, mettendo in cattiva luce gli anziani. Perché gli anziani sono i cattivi, no? Che esercitano la disciplina. Allora, quando un credente si atteggia in questo modo, allora sì che deve essere allontanato. Perché tu stai cercando di corrompere, di inquinare la chiesa locale, con la tua maldicenza, con la tua calunnia, con il tuo mettere in cattiva luce coloro che il Signore ha preposti come guida nella chiesa. Tutto sta a discernere le situazioni nelle quali noi ci troviamo. Qui, a proposito del falso insegnamento, ci viene proprio detto questo: deve essere considerato come una persona maledetta da Dio, perché è maledetta da Dio. È anatema, dice Paolo, è anatema, cioè è sotto il giudizio di Dio. Leggiamo anche quello che è scritto in Romani, capitolo 16, guardate che cosa dice qui Paolo, molto importante, Romani, capitolo 16, versetti 17 e 18. Dice l'Apostolo: ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Seducono il cuore dei semplici. Allora qui si parla di personaggi che con il loro bel modo di fare, con un parlare, dice, dolce lusinghiero, anche Satana parla in modo dolce lusinghiero, vero? Per cercare di sedurre, per cercare di corrompere, e anche qui si parla di personaggi che propongono un insegnamento falso. Che cosa dice Paolo? Alla larga, allontanatevi. Qui vedete come il linguaggio di Paolo sia più incisivo, perché si sta parlando di una persona che cerca di corrompere l'altro, che cerca di corrompere dei credenti che stanno seguendo il Signore. E con insistenza questo personaggio, che possiamo identificare in un falso credente, questo personaggio cerca di allontanare i credenti dalla giusta via. Allora Paolo dice: allontanatevi. Questo allontanarsi è in relazione a come una persona che si trova nel peccato, anche chi è avvelenato da falsi insegnamenti si trova nel peccato, come manifesta il suo comportamento, il suo atteggiamento. Proviamo ad immaginarci se ad esempio qua ci fosse un fratello o una sorella che sono avvelenati da falsi insegnamenti e continua a telefonare a destra e a sinistra, andando a trovare le persone con la scusa di andarli a trovare per proporre dei falsi insegnamenti. È qualcosa di disastroso, eh?
disastroso. Perché se un credente è fondato sulla parola, può dire, senti, puoi anche tornartene a casa tua. Ma se un credente invece è un neofita, ad esempio, è un neoconvertito, e non ha quella maturità, non ha quella conoscenza anche biblica, rischia di rimanere intrappolato. Ecco perché gli anziani devono vigilare. Ecco perché siamo chiamati a manifestare questo atteggiamento. Certo, è drastico, ma è per il bene della Chiesa. È per il bene della Chiesa. Se ad esempio ci fossero i nostri figli, vero, che seguono delle cattive compagnie, noi che cosa gli diremmo? Continua a frequentarli? Oppure gli diremmo, da ora in poi non li vedrai mai più. Magari il nostro figlio farà i capricci, magari il nostro figlio piangerà, magari il nostro figlio dirà, ma poi a scuola mi emargineranno, ma a scuola mi isoleranno. Ma per il tuo bene tu non li dovrai mai più frequentare. Perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E cosa succede infatti quando i nostri figli frequentano delle cattive compagnie? A me questo me l'hanno detto tantissime volte nei miei 3 anni di superiori. Perché non sei come noi? Andrea, perché non sei come noi? Noi vogliamo che tu sia come noi! Il mondo vuole questo! Satana vuole questo! Tu ti devi conformare al mondo! Non è possibile che tu sia diverso, no, devi essere uguale. E questo fa la cattiva compagnia nei confronti del figlio di credenti o di un credente giovane. Cerca di conformarlo al loro modo di fare. E quando questo avviene, come genitori noi cosa siamo chiamati a dire? Non li frequenterai mai più. Perché ti sono di cattiva influenza. Non dico nulla di nuovo, vero? Quando parliamo dell'età adolescenziale, di adolescenti che magari frequentano delle cattive compagnie, e poi i genitori che cosa dicono? Non li riconosco più, non riconosco più mio figlio, prima mi ubbidiva, adesso è un ribello. Cosa è successo? Sta frequentando delle cattive compagnie, che stanno dicendo a questo giovane, ma ancora stai sottomesso a papà e mamma? Hai ancora il biberon? Hai ancora il ciuccio alla bocca? Non riesci ad emarginarti, non riesci a ribellarti, non riesci a... E questo giovane rischia di essere condizionato. A livello spirituale è la stessa cosa. Stiamo attenti da quelli che sono i falsi insegnamenti. Andiamo a un'altra situazione ancora, cerco di andare velocemente. In Matteo capitolo 16, anzi capitolo 18, scusate, versetto 15 fino al versetto 20. Sono passi questi che conosciamo bene, però si parla di un'altra situazione. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di 2 o 3 testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Sono parole molto molto importanti che dice qua il Signore Gesù. E si parla qui della relazione tra fratelli. Io non ho mai visto io sono convertito dall'età di 11 anni, però c'è chi è convertito da più anni di me, però non ho mai visto una chiesa locale agire in questo modo. Si arriva fino ad uno step, poi basta. Ma qui di step ce ne sono diversi, Qui si parla di una situazione che è a conoscenza di tutti, dove due fratelli, possiamo anche dire due sorelle, o un fratello o una sorella, non importa questo, sono in lotta. Qui più che altro si parla del peccato di un fratello nei confronti di un altro fratello. Quindi di un fratello che è palesemente in torto e di un fratello che è palesemente in ragione. Allora, quali sono gli step che mi vengono presentati? Il primo step è che il fratello che ha ricevuto il torto deve essere lui ad andare. E già questo è difficile,
Perché umanamente parlando diremmo, ma perché devo essere io? Io ho ragione, deve essere lui semmai a venire. Il Signore non ti dice questo. Il Signore ti dice che tu devi andare. E se non lo fai, o se io non lo faccio, un giorno il Signore mi riprenderà. Perché questo è ammonire i disordinati. Io vado dal fratello che mi ha causato un torto per chiedergli perché mi hai detto quelle cose. O perché mi hai fatto questo. Perché mi hai fatto questo male? In me c'è qualcosa che ti ha spinto a fare questo. Poniamoci noi come soggetto. Sono stato io in qualche cosa a provocarti? Sono stato io. Oppure perché? Spiegami, come mai? Perché mi hai fatto male, mi hai offeso. Siamo chiamati a dirlo, dobbiamo essere franchi, sinceri. Questo tuo atteggiamento mi ha offeso, mi ha fatto male. Non a dire, no, questo me lo tengo per me. No. Allora, poi dobbiamo sentire la risposta che ci dà la controparte. E se la controparte dice, no, io ho fatto bene a farti del male. Io ho fatto bene a comportarmi così. Non ti devo chiedere perdono di niente. Allora, quando questo avviene, bisogna prendere due o tre testimoni. Testimoni che siano attendibili, testimoni che siano oculari, che conoscono i fatti. Non è sempre semplice questo, non è sempre facile. Perché delle volte avvengono delle situazioni dove ci sono soltanto due persone e non c'è nessun altro a vedere o a sentire. Quindi non sempre si riesce a trovare due o tre testimoni attendibili. Però qualora ci fossero, devono essere presi in causa. Se non ascolta ancora, cioè se non chiede perdono di quello che ha fatto, allora la Chiesa deve essere coinvolta. Perché la Chiesa? Quando in realtà la situazione è di due persone. Perché tutta la Chiesa viene influenzata negativamente. Se ci sono due fratelli o due sorelle, o via dicendo, che sono in lotta, la Chiesa ne è influenzata. Allora la Chiesa deve essere coinvolta e tutta la Chiesa deve dire a quel fratello colpevole, sei nel peccato, ravvediti, ravvediti. Noi molte volte non siamo capaci di chiedere perdono nemmeno sulle cose piccole, figuriamoci sulle cose grandi. E se questo fratello non chiede perdono, non avviene il perdono automatico, mai c'è il perdono automatico nella Bibbia. Dice il Signore Gesù, sia per te come il pagano e il pubblicano, cioè come una persona qualsiasi che in questo momento entra nella porta e si siede. Sia per te come il pagano e il pubblicano. Quindi senza nessuna responsabilità spirituale, fuori dalla comunione della Chiesa, come un pagano e un pubblicano. Perché non chiede perdono? Perché non si ravvede del suo peccato? Questo iter non l'ho mai visto. Però è l'iter che il Signore Gesù ci comanda. E quando una Chiesa, attenzione, quando una Chiesa non accorda il suo perdono perché non c'è ravvedimento, che cosa dice il Signore Gesù? Tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nei cieli. Cioè, se quel fratello colpevole non chiede perdono e per questo motivo giustamente non gli viene accordato il perdono, questo peccato se lo troverà nel cielo e sarà giudicato, sarà valutato anche sulla base di quel peccato. Ma se c'è il perdono e se c'è il ravvedimento, allora la Chiesa è chiamata a dare il suo perdono e che cosa succede? Che c'è la liberazione. Quel peccato non si troverà più nel cielo. Vedete come il Signore è solenne anche quando si parla della relazione fraterna. E sempre il perdono è condizionato dal ravvedimento. Sempre! Tra fratelli è così! Tra fratelli è così. Dice nel Vangelo di Luca, se il tuo fratello viene da te e ti dice mi pento, perdonalo. Se si ravvede, perdonalo. Ma se non si ravvede, no. Non c'è il perdono colpo di spugna, non esiste. Dio non l'ha mai fatto questo. Dio non l'ha mai fatto. Dio ci ha perdonati quando noi gliel'abbiamo chiesto, non prima. Noi abbiamo dovuto prostrarci, abbiamo dovuto inginocchiarci davanti a Dio e dire perdonami per i miei peccati, altrimenti non c'era il perdono di Dio, non c'era la sua salvezza. Questo è il ravvedimento, miei cari. E come fratelli, se siamo credenti, l'abbiamo imparato. E avendolo imparato, ecco perché c'è come condizione il ravvedimento. Abbandonare quel peccato o abbandonare quei
peccati. In conclusione, andiamo ora a questo versetto che prima vi citavo di Giacomo. Guardate che cosa dice Giacomo. Giacomo capitolo 5, guardate, sono proprio gli ultimi versetti dell'Epistola. Giacomo 5, versetti 19 e 20. Questi sono versetti che mi hanno fatto molto bene e che hanno dato parecchie risposte a delle mie domande. Fratelli miei, quindi qui Giacomo si riferisce a dei credenti, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Torniamo a quanto dicevamo all'inizio. Come faccio io a ricondurre indietro un peccatore che fino a quel momento si ostina a rimanere nel peccato se non ci dico mai niente, se non sto con lui? Come faccio? Qui non mi dice semplicemente il Signore di pregare per lui, certo, ma qui mi parla di un'azione o di azioni attive che vengono compiute per ricondurre quel peccatore, che è un credente, perché qui Giacomo parla dei credenti, per un peccatore nel ritornare sulla sua via. Allora questo deve essere il nostro proposito. Quello di dire tu stai a casa tua che io sto a casa mia non ottempera questo versetto, perché non sto facendo nulla per ricondurre un peccatore dall'errore della sua via. È molto importante questo. E quanta gioia, quanta allegrezza quando avviene che un peccatore, che un credente che si è allontanato per un po' di tempo poi chiede perdono, si ravvede e torna al Signore. Io ho sentito di testimonianze anche in merito a questo. Ed è stato bello quando un credente ringraziava personalmente un fratello o una sorella che ci sono stati vicino per tutto questo tempo. E questi credenti che dicevano, se non fosse stato per lui, o se il Signore non avesse usato lui, io non so se mi troverei qua. È molto bello questo. Il nostro compito come chiesa locale è quello di essere di aiuto, quello di essere di sostegno, anche di essere di avvertimento per coloro che si sviano dalla verità, avendo come proposito proprio questo versetto, il mio obiettivo. Non so se andrà a buon fine, perché dipende ovviamente da chi si è allontanato, ma il mio obiettivo è che quella persona, che quel credente che ha confessato il nome del Signore Gesù torni sul sentiero antico. Questo deve essere il nostro obiettivo, preghiera e azione. Non basta soltanto la preghiera, preghiera e azione. Che veramente possiamo essere caratterizzati dal discernimento spirituale, dalla saggezza spirituale, tenendo conto di tutte queste indicazioni che il Signore, attraverso questi brani, ha voluto darci. Che solo al Signore vada la gloria. Amen. Amen.